È ormai braccio di ferro tra Francia e Italia sull'acquisizione da parte di Fincantieri di Saint-Nazaire. Duro intervento del ministro Calenda: non ci muoviamo di un millimetro, non accetteremo il 50% dell'azienda, è una questione di rispetto e dignità. E sull'ipotesi di ritorsione alla Francia precisa una fesseria l'idea di nazionalizzare TIM. Il caso Attac scuote Roma e la politica italiana dopo l'accusa del PD al Movimento 5 Stelle di doppia moralità, perché l'azienda del trasporto pubblico romano sarebbe amicopoli grillina. Virginia Raggi è pronta a querelare il segretario del PD Matteo Renzi. Sul fronte interno al Movimento la Raggi attacca l'assessore al bilancio Andrea Mazzillo. Chi vuole polemizzare è fuori. Dopo il lancio di un missile della Corea del Nord che poteva raggiungere i territori continentali degli Stati Uniti, due bombardieri americani hanno sorvolato la penisola coreana come risposta diretta ai test di Pyongyang. Sale così la tensione nell'estremo oriente con Trump che accusa la Cina di non fare abbastanza per risolvere la situazione. Clima di timore e tensione in Venezuela per le elezioni della nuova assemblea costituente. Per i sondaggi il 72,7% è contro la proposta di Maduro e le opposizioni invitano a boicottare le urne. Continuano gli scontri. Fino adesso sono 113 le vittime negli ultimi mesi, proibite fino a martedì tutte le manifestazioni pubbliche. Buongiorno, dunque lo avete visto dai titoli, è muro contro muro, muro tra Italia e Francia sulla cantieristica navale di Saint-Nazaire. Calenda è stato molto duro ieri, ha detto l'Italia non arretrerà di un millimetro, ha detto il ministro, in attesa del vertice che ci sarà a Roma la prossima settimana. A tre giorni dal vertice romano tra il ministro dell'economia Padoan, quello dello sviluppo economico Calenda, ed il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, il nostro governo ribadisce la linea della fermezza. Non arretreremo di un millimetro sulla vicenda dei cantieri STX. La ragione dalla parte italiana, insiste Calenda, e la posta in gioco sul tavolo Fincantieri va oltre il destino delle due aziende. Come dichiarato nei giorni scorsi dal nostro ministro della difesa Roberta Pinotti, inoltre le decisioni francesi mettono addirittura in dubbio l'idea di difesa europea. E prima di tutto l'integrazione tra la parte militare di Fincantieri e Naval Group. La nazionalizzazione temporanea dei cantieri francesi è di fatto per bloccare l'acquisizione da parte di Fincantieri, sempre secondo Calenda, è una cosa seria che mette in gioco come si sta insieme in Europa. Non è un lavoro sull'economia ma sulla modernità, e chi rischia di perdere è tutta l'Europa. Non ci sarà poi nessuna rivalsa italiana verso i francesi nazionalizzando ad esempio Telecom. Sarebbe una fesseria, dice sempre Calenda, e non si risponde ad una fesseria con una fesseria ancora più grossa, una grana insomma da cui Macron dovrà venire fuori in qualche modo. Quel che appare certo è che per il momento alternative a Fincantieri in Francia per salvare i cantieri Saint-Nazaire in amministrazione controllata non sembrano esserci. I francesi cercano una soluzione ed ora si parla anche di un'acquisizione in due tempi. A Fincantieri andrebbe subito il 50% con la possibilità di crescere e assumere il controllo di STX dopo una verifica delle garanzie in fatto di occupazione e sulla sicurezza del know-how. Per adesso l'unica certezza è la preoccupazione dei lavoratori di Saint-Nazaire. Dopo mesi passati tra aste e liquidazioni, quel che sarà il loro futuro è tutto da definire. Ed ora Roma con il caos del trasporto pubblico. La sindaca Raggi è pronta a querelare Matteo Renzi dopo che il segretario del Partito Democratico ha attaccato il Movimento 5 Stelle, accusato di avere una doppia moralità. Lavoriamo per Roma e chi preferisce la polemica è fuori, ha scritto su Facebook la sindaca ieri. La battaglia politica tra PD e 5 Stelle si trasferisce nelle aule di tribunale. Virginia Raggi ha deciso di querelare Matteo Renzi. Tutto nasce dalla bufera che ha travolto ATAC, azienda del trasporto romano, con l'addio dell'ormai ex direttore generale Bruno Rota e le sue accuse al presidente della Commissione Trasporti Enrico Stefano del Movimento 5 Stelle su presunte raccomandazioni. Dovevano fare la rivoluzione, invece raccomandano gli amici degli amici, attacca Renzi. Non prendiamo lezioni da chi ha una doppia morale. La risposta della sindaca di Roma non si fa attendere. Nessuno del Movimento 5 Stelle ha mai fatto raccomandazioni. Renzi sarà querelato, dice, e difende apertamente Stefano. Si è sentito diffamato dalle affermazioni di Rota, riprese poi dal PD, e lo ha querelato, prosegue la Raggi, che ricostruisce l'accaduto. Stefano ci ha detto di aver segnalato a Rota un'azienda di bigliettazione con tecnologie innovative.
La Raggi manda un chiaro messaggio ai suoi: chi polemizza se ne vada. Un modo per spegnere i malumori sulle scelte dei manager e le nomine di assessori che verrebbero fatte dai vertici nazionali del movimento, Beppe Grillo e Davide Casaleggio, emarginando la base. Scelte avallate dalla Raggi, che ora passa all'attacco. A rischio la permanenza in giunta dell'assessore al bilancio del Campidoglio Andrea Mazzillo, critico sulle scelte del movimento. La tensione interna resta alta, così come quella verso il Partito Democratico, complice anche una frase di Renzi attribuita al padre di Davide Casaleggio, lo scomparso Gian Roberto. Casaleggio diceva che ciò che è virale diventa vero, un meccanismo che provoca paura, dice Renzi. Il figlio di Gian Roberto, Davide, va all'attacco. Renzi deve smetterla di infangare la memoria di mio padre, è intollerabile che continui a ripetere una bufala da lui inventata che stravolge il pensiero di mio papà. Un messaggio che è vero, ribadisce Casaleggio, diventa virale, se è falso invece perde viralità. Difenderò il pensiero di mio padre ogni volta che sarà necessario. Non voglio fare polemiche, replica Renzi, e sono pronto a discutere in modo civile. Credo nella verità delle cose, non condivido la frase di Gian Roberto Casaleggio. Ed ora l'intervento navale italiano sulle acque libiche. Si delineano quelle che saranno le regole di ingaggio. Sarà un intervento leggero con lo scopo di contribuire a stabilizzare la situazione nel paese nordafricano. I militari italiani non potranno fare uso di armi se non in casi eccezionali e non potranno scendere a terra. Per ora sono chiari solo i divieti, cioè tutto quello che non potranno fare i militari italiani che saranno impegnati in acque territoriali libiche. Dovrà essere un intervento leggero, quasi invisibile quello italiano. Lo scopo è contribuire a stabilizzare la situazione in Libia e non riaccendere i conflitti tra le fazioni in lotta. Ma non sarà semplice, anche perché gli uomini del generale Haftar, che controllano tutta la parte orientale del paese e contano sull'appoggio di Francia e Egitto, hanno già messo in chiaro che non condividono la decisione del governo di Tripoli di invitare gli italiani a svolgere compiti di assistenza tecnica e logistica. Comunque l'Italia ha dato la sua disponibilità all'intervento. Si tratta ora di stabilire le regole di ingaggio da seguire nel contrasto ai trafficanti di uomini. I militari italiani non potranno fare uso di armi se non in casi eccezionali e non potranno scendere a terra. Saranno gli osservatori dell'ONU a garantire la sicurezza dei migranti salvati e riportati sulla costa. Compito esclusivo della Guardia Costiera Libica, ribadiscono le autorità di Tripoli. Le navi italiane non potranno operare armate e ogni intervento sarà deciso dalla Libia e gestito da unità libiche. Anche gli eventuali scontri con gli scafisti, oltre al salvataggio e trasferimento dei migranti. Solo in caso di emergenza o di attacchi gravi da parte delle milizie dei trafficanti potrebbe essere sollecitato l'intervento italiano, che sarà per il resto circoscritto, ripetono a Tripoli, a compiti di addestramento e di assistenza tecnica. È stata intanto rimandata ai prossimi giorni la partenza del pattugliatore italiano che dovrà preparare il terreno in vista dell'avvio della missione, che dovrà essere approvata martedì prossimo dal Parlamento con arrivo di unità italiane nel porto di Tripoli previsto intorno al prossimo 7 agosto. Ed ora la crisi nordcoreana con l'invio di due cacciabombardieri da parte degli Stati Uniti che hanno sorvolato la penisola coreana in risposta al nuovo test missilistico effettuato da Pyongyang. Il presidente Trump si è detto amareggiato dall'atteggiamento della Cina perché, secondo Trump, appunto, non farebbe abbastanza per fermare le aspirazioni nucleari della Corea e così cresce ulteriormente la tensione in Estremo Oriente. Sale la tensione in Estremo Oriente. Due bombardieri americani dell'aeronautica militare degli Stati Uniti hanno sorvolato ieri la penisola coreana in risposta diretta ai recenti test missilistici nordcoreani. Si tratta di due bombardieri strategici supersonici per missione di interdizione, partiti da una base aerea statunitense nell'Oceano Pacifico, che hanno volato a bassa quota sopra una base aerea della Corea del Sud, affiancati da jet giapponesi e sudcoreani. La Corea del Nord resta la minaccia più urgente per la stabilità regionale, ha dichiarato il comandante delle forze aeree del Pacifico. Se siamo chiamati, siamo pronti a rispondere con forza rapida, letale e travolgente nel momento e nel luogo della nostra scelta. Intanto Donald Trump si è scagliato contro la Cina e lo ha fatto, come di consueto, attraverso Twitter. Sono molto deluso. I nostri leader passati hanno concesso a Pechino di realizzare miliardi di dollari all'anno con gli scambi commerciali.
ufficiali e Pechino, scrive il presidente degli Stati Uniti, non fa niente per noi con la Corea del Nord, non consentiremo più che questo vada avanti, la Cina dovrebbe risolvere facilmente il problema. Sono insomma ore di fibrillazione dopo l'ennesimo lancio del regime di Kim Jong-un di un missile intercontinentale nella notte tra venerdì e sabato, un lancio che arriva un mese dopo il primo test positivo da parte di Pyongyang di un vettore in grado di raggiungere il nord-ovest degli Stati Uniti, in particolare l'Alaska. Era il 4 luglio scorso, il giorno della festa dell'indipendenza americana, 23 giorni dopo, il 27, in occasione dell'armistizio della guerra tra Corea del Nord e del Sud, Kim Jong-un ha mostrato al mondo che le sue armi possono raggiungere anche Los Angeles, Denver o Chicago. Continua con ritmi preoccupanti la corsa al nucleare di Pyongyang, mentre Trump ha assicurato che a qualunque costo sarà garantita la protezione degli Stati Uniti e dei suoi alleati nella regione. Come confermato dal Pentagono, America e Corea del Sud stanno discutendo di opzioni militari, mentre la via della diplomazia sembra una strada sempre più difficile da percorrere. Ed ora in Venezuela, il paese scosso da mesi di proteste contro il presidente e da una terribile crisi economica. Oggi è il giorno delle elezioni, si vota per l'Assemblea Costituente, un voto voluto appunto da Maduro, ma che la popolazione ha rifiutato fin da subito. E per l'opposizione infatti è un passo decisivo verso la dittatura, l'opposizione che annuncia manifestazioni per impedire lo svolgimento del voto, e intanto l'esercito ha ricevuto l'ordine, anche questa volta, come è accaduto più volte in passato, di reprimere duramente le manifestazioni. Il mondo guarda con il fiato sospeso il Venezuela in una domenica che rischia di far precipitare lo Stato latinoamericano in piena guerra civile. Oggi è infatti il giorno nel quale il presidente Nicolás Maduro ha indetto l'elezione dell'Assemblea Costituente, alla quale spetterà sciogliere il Parlamento e mettere mano ad una nuova Costituzione. L'opposizione, da mesi nelle piazze, è convinta che sia il passo decisivo verso la dittatura. L'idea di Maduro infatti è creare uno Stato su basi corporative, dunque non attraverso il voto libero, ma elezioni fatte da imprese, sindacati, comunità locali, centri di potere vicini al Presidente. Non a caso su Internet già girano le lettere delle principali compagnie del Paese che fanno pressione sui propri lavoratori per andare a votare per il licenziamento. L'opposizione ha annunciato fin da venerdì blocchi stradali e manifestazioni per impedire la consultazione. Lo slogan è domenica tutti a casa. Secondo un sondaggio infatti il 72% del paese è contrario alla Costituente, ben oltre i 7 milioni e mezzo di cittadini, un terzo degli aventi diritto al voto, che solo due domeniche fa, il 16 luglio, in un referendum si erano opposti al progetto del Presidente. Tuttavia nulla sembra frenare Maduro, l'esercito è già schierato e la Guardia Civile ha da tempo ricevuto l'ordine di reprimere duramente ogni manifestazione, aiutata nelle violenze dai collectivos, le milizie irregolari chaviste fedeli al regime, una repressione che fino ad oggi ha già fatto 113 morti, in grande maggioranza ragazzi giovanissimi. E ad 11 mesi dalla prima terribile scossa di terremoto dell'estate scorsa è stata inaugurata da Amatrice una nuova area food progettata dall'architetto Stefano Boeri e costruita proprio grazie ai fondi raccolti dalle sottoscrizioni della Sette e del Corriere della Sera. Un nuovo tentativo di ripartenza a più di 11 mesi dalla prima delle migliaia di scosse di terremoto. È stata inaugurata ieri ad Amatrice la nuova Area Food 8, ristoranti in uno spazio da 2500 metri quadrati progettato da Stefano Boeri e costruito grazie ai fondi raccolti con un aiuto subito. L'iniziativa promossa dal TG La 7 e dal Corriere della Sera, che ha permesso di ricostruire anche la mensa scolastica di Amatrice, una struttura polifunzionale a Norcia e due scuole, una nella stessa Norcia, l'altra ad Arquata del Tronto. Grazie all'inaugurazione di ieri, 8 storici ristoranti che hanno perso la loro attività distrutta dal terremoto possono riprendere il filo spezzato quasi un anno fa, continuando una tradizione enogastronomica secolare, punto di forza e motore economico di una zona che fatica ancora a ripartire. Attorno al nuovo polo il profumo del cibo e del vino arriva a lambire le macerie ancora a terra di centri storici ridotti in pezzi, con borghi storici ancora interamente zona rossa. Sono ferite sanguinanti, non tornerò nel centro fino a che non
non verranno rimosse le macerie, ha detto ieri il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, segno che le ferite restano vive e aperte. La rimozione di pietre e strutture distrutte è ancora lontana, mentre proseguono, seppur ancora con qualche difficoltà, la costruzione delle soluzioni abitative temporanee, le famose casette che verranno poste attorno ai paesi distrutti in attesa della ricostruzione definitiva. Ad oggi poco più di un decimo delle casette richieste sono state consegnate alle popolazioni colpite dal sisma. Delle 3.800 necessarie sono state ultimate, solo 400. Ed ora la storia di Adele, la sedicenne uccisa da una pasticca di estasi. La squadra mobile di Genova ha arrestato due ragazzi di 19 e 21 anni che hanno comprato appunto le dosi di estasi. La droga è stata consumata venerdì sera a casa di uno di loro in compagnia di due amiche minorenni e ha causato la morte della sedicenne. La ragazzina si è sentita male mentre andavano a piedi in un locale del centro città, subito soccorsa e poi deceduta all'ospedale San Martino per arresto cardiaco. I due ragazzi sono accusati della morte dell'amica come conseguenza di un altro delitto, identificato e denunciato anche il pusher. Si tratta di un ragazzo di 17 anni dell'entroterra genovese e domani è prevista l'autopsia sulla sedicenne. E adesso cambiamo argomento, lo sport, la Formula 1, due Ferrari in prima fila oggi al via del Gran Premio di Ungheria. A Budapest Vettel partirà davanti a Raikkonen, un segnale importante dopo un periodo difficile per la scuderia di Maranello. Una risposta bisognava dare e una risposta è arrivata. In un mondiale in cui il più forte non è quello che non cade, ma quello che si rialza una volta più dell'avversario, la Ferrari dimostra di avere le forze per risollevarsi dopo gli ultimi quattro Gran Premi molto opachi. Prima fila tutta rossa con Sebastian Vettel alla 48esima pole position davanti a Raikkonen staccato di 168 millesimi in un circuito, quello tortuoso dell'Hungaroring, in cui partire davanti vale doppio, soprattutto se si riesce a tenere dietro la coppia delle Mercedes con Bottas, meglio di un nervoso Hamilton, che alla fine delle qualifiche se l'è presa con i meccanici che non avrebbero montato le gomme alla giusta temperatura. Meglio di così alla Ferrari sarebbe potuta andare solo se le Red Bull, apparse in grande spolvero nella prima giornata di prove, fossero riuscite a sopravanzare le Mercedes. Ma anche la rabbia di Ricciardo e di Verstappen, che scatteranno invece dalla terza fila, potrebbe giocare a favore di Sebastian Vettel, già vincitore due anni fa all'Hungaroring, ma attualmente in vantaggio di un solo punto nel Mondiale Piloti, e al team Ferrari, che nel Mondiale Costruttori si ritrova adesso attardato di 55 lunghezze. Per la Ferrari è la terza doppietta dell'anno in qualifica e se a Sochi nel Gran Premio di Russia la scuderia di Maranello non riuscì a capitalizzare il doppio vantaggio al via, a Monte Carlo due Ferrari partirono davanti, nel Principato fu Raikkonen il poleman e due Ferrari arrivarono davanti alla fine a piloti invertiti. Vettel, con il trionfo monegasco, arrivò al suo massimo vantaggio su Hamilton, 25 punti, mentre la scuderia del Cavallino registrò la prima doppietta sul podio dopo quasi 7 anni. In Ferrari sperano che per il secondo bis non ci sia bisogno di aspettare altrettanto e tornare alla vittoria nel momento più difficile della stagione, appena prima del mese di stop, il Circus riaprirà lo show a fine agosto in Belgio, sarebbe davvero un successo che vale per due. Ed ora il calcio con le amichevoli di lusso dell'estate, in attesa di due grandi classici come Roma-Juventus e Barcellona-Real Madrid in programma questa sera tra Asia e Stati Uniti, continua a migliorare l'Inter che ieri ha battuto il Chelsea. È sicuramente un'Inter sontuosa, almeno nei risultati, ma anche nel gioco che Luciano Spalletti sta plasmando attraverso il materiale umano a sua disposizione. Nella tournée asiatica i nerazzurri hanno fatto fuori Lione, Bayern, Monaco e ieri il Chelsea di Antonio Conte per 2-1, quel Conte che molti interisti, tifosi ma anche dirigenti sognavano sulla panchina per questa stagione. E a caratterizzare la gara con il Chelsea sono stati due uomini con la valigia, vale a dire pronti a partire. Jovetic, che dopo il gol dell'1-0 ha mimato invece chiaramente di voler restare, e quel Perisic, autore del 2-0, che molti club importanti vorrebbero, ma che Spalletti reclama per la sua squadra, anche se dopo il match in conferenza stampa il tecnico ha fatto capire che nessun singolo è indispensabile. L'anno scorso Perisic c'era? The last years, Perisic played in Inter. It's important the team, because with Perisic, the last years, we don't win nothing.
Ma della gara di ieri dobbiamo mostrarvi il gol più bello, quello nella propria porta di Condobbia. Un alleggerimento di 40 metri che ha lasciato di stucco il portiere Padelli. Da queste parti tutto quanto fa spettacolo. Per questa edizione è tutto, dopo di noi il meteo e poi il dibattito di Omnibus, condotto oggi in studio da Marco Fratini. La prossima edizione del telegiornale è alle 13:30. A tutti voi una buona domenica.